Io adoro, adoro tantissimo quando i musicisti parlano di musica. I musicisti, quelli belli vissuti, belli consumati, parlano di musica. Della nuova musica soprattutto. Ah, meraviglioso, fantastico, perché trovi delle perle, trovi delle perle preziosissime, veramente, veramente splendide. Allora, a quanto pare, Chad Gray, il buon Chad Gray dei Mad è ha detto la sua in un'intervista sulla nuova musica, sul, sulla nuova ondata Nu Metal, che sta essenzialmente avvenendo. C'è una nuova ondata Nu Metal, che non c'entra niente con la prima ondata Nu Metal, o perlomeno con le prime due. Non c'entra niente, è molto diversa. E ci sono delle cose effettivamente interessanti, solo che Chad Gray ha delle idee un po' diverse. Il buon Chad Gray che... Dopo questa affermazione potremmo quasi definirlo un giga Chad Gray, e vogliamo andare a leggere che cosa ha detto il buon Chad. Andiamo a vedere. In pratica, qual è la storia? La storia è che praticamente a Chad Gray è stato chiesto cosa ne pensa della rinascita della musica degli anni 90 e 2000 adesso. No? di quel nu metal che era all'epoca, rinato ora, gli è stato chiesto cosa ne pensa. Visto e considerato che praticamente negli ultimi tempi ci sono band come i Code Orange, i Vended o i Wargasm, sono stati praticamente accreditati come quelli che hanno un po' rivitalizzato appunto il nu metal, che l'hanno riportato alle masse e via discorrendo. Solo che Chad Gray ha dei problemi con la musica moderna. E non ha, non ha perciò occasione di, di parlarne, di, di, di spiegare questi suoi problemi, ok? Dice lui: Che Dio li benedica nuove band, ma suonano allo stesso modo. In pratica, lui dice che. tutta la nuova musica mi ricorda la stessa fottuta cosa. Linguaggio, Chad. Linguaggio. Non c'è nulla che le separi non c'è nulla che la separi una band dall'altra è come se una band facesse qualcosa un centinaio di band seguissero quella band poi un'altra band fa qualcos'altro poi un centinaio di band seguono quella band e suonano proprio come quella band ok, un giro un po' così continua eh, ero all'Ozfest 2001 mmm Allora, anzitutto una cosa, l'Ozfest, le edizioni dell'OdsFest di quegli anni erano essenzialmente quasi completamente nu metal. Quindi. Mm, so dove sta andando a parare questa cosa. Allora, quindi c'erano gli slipknot. C'era Marilyn Manson, c'erano i Papa Roach, c'erano i Disturbed, i Madvine. Oh, bravo auto celebrativo! maledetto. I Drowning pool, vabbè, ogni fottuta band, ogni band che ho appena nominato, nessuno di loro suona allo stesso modo, nessuno di loro. Hm. Di queste no, a parte i Drowning pool, però. E penso che questo sia il motivo per cui è stato un momento così speciale nella musica, perché tutti portavano in tavola quello che stavano Facendo, c'erano i System of Down e tonnellate di band e tutti molto originali e tutti facevano le, le loro cose. Non tutti, noi ne facevamo parte. Eravamo più progressisti di molti dei nostri eh, omologhi di quell'epoca, quindi stavamo facendo le nostre cose. Solo un sacco di buona musica e un sacco di gente che scavava davvero in quello che erano... Non è vero. Ehm, vabbè, mettiamo che è vero. Nessuno stava seguendo qualcun altro. Semplicemente non abbiamo visto molto di tutto questo. Un paio di band qua e là forse? Capisci cosa intendo? Io no. Ma per la maggior parte... Le band facevano le loro cose, si spingevano davvero oltre i limiti, sfidando davvero l'ascoltatore. Ed è questo il senso della musica, giusto? L'individualità. Ok, va avanti. Quello che fanno le band quando guardano questa nuova band e tutti la seguono non è nemmeno un'influenza perché sono attuali le mie influenze anche quando sono uscito nel 2001 con ld50 le mie influenze risalivano all'81 83 ok 20 anni prima non stavo copiando una band del 99 le mie influenze sono state eh, lunghe diciamo eh, le mie influenze sono state James Hetfield. Ok, eh, e Philip Anselmo. Va bene. Uh, ok, qualcos'altro? Penso che tutto ciò che stava accadendo alla fine degli anni 90- 2000 provenisse da un luogo molto puro con tutti i musicisti che lo stavano creando in quel momento. Penso che tutto provenga da vecchie influenze che nel corso del tempo erano state coltivate e, coltiv e trasformate in qualcosa di completamente diverso. E ci vuole tempo per farlo. Non posso essere influenzato da qualcuno che è appena uscito con un album nuovo di zecca l'anno scorso. Non ho il tempo di elaborarlo come qualcosa di diverso da quello che probabilmente era un anno fa. Ma in vent'anni posso assolutamente elaborarlo al 100% e trasformarlo in qualcosa che ora mi appartiene. Questo è quello di Chad Gray, quello che offre al mondo della musica, che penso sia molto importante. Mm. Allora, a parte il fatto che tutto sto pippone mi ha ricordato una sola cosa. Cos'altro poteva ricordarmi? Allora, allora, non l'ha detto chiaramente. Ma qui trapela un ovvio pensiero, una, una palese, palese, palese eh, intolleranza generazionale. In pratica è il solito vecchio discorso. Noi eravamo meglio. Noi eravamo meglio, voi non sapete fare le cose, cosa ne sanno i 2000, bla bla bla. Ok. Allora, il discorso dell'influenza lo posso anche capire, perché effettivamente. Se tu hai un'influenza da qualcuno che sta suonando una determinata cosa in quel momento, è più, potrebbe essere più eh, riconducibile a un voler saltare sul carro del, 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 del vincitore. Potrebbe sembrare così, però sta a sentire, potrebbe benissimo esistere qualcuno che prende ispirazione da quello che, che sta facendo qualcos'altro in quell'esatto momento dall'altra parte del mondo. Ma cosa ne sai? Cosa ne sai? Poi, l'altro discorso è... Allora, secondo me Chad Gray non vive nella realtà, non la vive. Non, e non, la, non la vive adesso e non la viveva a cavallo tra i 90 e i 2000. Allora, lui parla con, un, con, un, con una idea mo, molto idealizzata del periodo in cui erano loro la cosa, loro e, tutti gli, e, e gli altri. Non a caso, lui fa menzione degli Slipknot, di Meridian Manson, Papa Roach, Disturbed, se stesso, Mad Vayne, vaffanculo. Sistema Vadar, Down, Drowning Pool. Sui Drowning Pool avrei da ridire, però in realtà mancava. Doveva menzionare anche Rage Against the Machine, Helmet, White Zombie, Limp Bizkit, Poi. Dai, 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 poi. Chi, chi? Eh, non mi ricordo. Beh, Ecco, ora il discorso è. Dopo aver menzionato tutti questi gruppi. Che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che tu hai menzionato praticamente quella decina di band che praticamente trainavano tutto il genere, essenzialmente. Perché se tu vai a vedere una cosa, se tu vai a vedere anche gli Hotfest, le locanine degli Hostfest, tu ci trovi eh, gli incubus, ci trovi gli Snot, ci trovi, ehm, ci trovi gli orgi, ci trovi i dope, ci trovi gli Otep, ci trovi um, gli American Edge Charge, ci trovi gli Adema, ci trovi gli Spineshank, ci trovi chi altro ci... ci trovi una valanga di band qual è il problema? è che le band che ha menzionato lui più quelle che gli mancava da menzionare erano ok la cosa unica ognuna di loro ma in realtà ognuna di loro ha dato vita a una quantità di cloni impressionante ma perché non vive nella realtà Chad Gray? allora è vero che oggi ci sono un mucchio di band che si somigliano fra loro è verissimo e non c'è niente da fare è così, è sempre stato così, è, sem è sempre stato così da quando, esiste, da, da quando esiste il rock and roll, da quando, da quando la cosa nel mondo della musica erano, eh, come si chiamava? Elvis, uh, Little Richie, mi pare si chiamasse, non mi ricordo, eh, loro insomma, perché va quello, va quello e quindi bisogna fare quello. È sempre stato così, non è una cosa nuova caro Chad Gray. Oltretutto, oggi ci sono le band interessanti che fanno la loro cosa. Oh, ascolta, non mi piacciono, non ho cambiato idea al riguardo, ma gli slip token, bisogna dargli quello che è degli slip token, porca miseria. A me non piacciono, ma hanno tirato fuori una cosa nuova, nuova, che non so se qualcuno, non so se nessuno l'aveva mai fatta, io questo non lo so, però di una cosa sono certo. Attualmente che fanno quella cosa lì, famosi ci sono solo loro e quindi sta a sentire. E poi sta a sentire: allora i Vended uno può pensare quello che vuole. Ah, sono i figli degli Slipknot, saranno i figli degli Slipknot, però hanno talento, sono bravissimi. I Talla, i Talla a me onestamente non piacciono molto perché mettono insieme degli elementi che secondo me non funzionano bene. Oltretutto, sono delle cose prese qua e là che funzionano da dove sono state prese. Eh, con i talla non funzionano molto bene. In pratica, sono, è la band in cui suona il figlio di, di, di Mike Portnoy. E sono un misto praticamente di korn, eh, di metalcore, di deathcore e. Eh, ah, e dei korn c'è solitamente. Vi ricordate Jonathan Davis quando faceva. Quando cantava quelle cose lì un po' inquietanti, un po' viscide. Jonathan Davis le faceva bene. Il cantante dei talla. Cioè, non è che le fa male. Il problema è che so da dove arrivano, si capisce benissimo, e funzionavano bene quando le faceva Jonathan Davis. Tu non le sai fare, mi dispiace. Cioè, in realtà, che cazzo ne so: o oh, possono piacere o non piacere, ma le baby metal hanno fatto qualcosa. Hanno tirato fuori qualcosa. Lo so che. Oh! è riconosciuto da tutti: il Cavai metal è una cosa. È una cosa. Che non è cavai come cavalli in Veneto, ma è Kavai. È una cosa esistente. Eh, ci sta, ci sta, è una cosa. Che cazzo gli vuoi dire? Ma in realtà cioè, ci sono un sacco di band odierne che ognuna ha una sua personalità. Ce l'hanno. Solo che lui è palesemente un, un invidioso, un, un rosicone, un, un, un vecchio, uno di quelli che dice: Noi eravamo meglio, noi non facevamo le cazzate, noi, noi eravamo meglio, noi bla bla bla. Voi non siete capaci. Voi state. Passate sulla nostra strada che noi abbiamo asfaltato. Quei discorsi lì. Io, onestamente, secondo me, questo discorso qua. Boh, magari nella sua testa ha senso, ma per me è un delirio. È un delirio incredibile, perché sarebbe. Cioè, praticamente mandare a fare e mostrare un gigantesco dito medio a un'intera, um, a un intero panorama che peraltro ti ha dato da mangiare. Quindi Stai calmo per piacere. Oltretutto dai, cos'è tutta questa autocelebrazione, madonna? Cioè, lui ha palesemente detto noi e gli altri eravamo il top, eravamo dei grandi. Non lo so. Non lo so, secondo me questo discorso lascia veramente il tempo che trova e lui è un vecchio che... Non dico che dovrebbe ritirarsi perché tanto può fare quello che gli pare, ma ci mancherebbe altro è grande, è grosso e vaccinato, per me può fare quello che gli pare, però, però, le, però gli sfondoni non li dire, porca miseria ragazzi, madonna mia. È proprio a raglio, a raglio, a raglio e basta.